Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Adesso vi mostro quello che abbiamo fatto in diretta. Allora, abbiamo fatto questo splendido cestino, eccolo qui, e poi due tovagliette personalizzate con i nomi. Ecco qua. Adesso poi c'è questa tecnica, andatela a guardare perché è carina. Perché con una cucitura sola fate questo scalino. Sembra che sormonti, ma è una cucitura sola. Andatela a vedere perché è deliziosa, deliziosa. Adesso vi mostro come confezionarlo. Allora, intanto pieghiamo così e lo andremo ad inserire nel cestino. Prima uno e poi l'altro. Anzi, facciamo uno che esce il bianco e uno che esce il colore. In questo modo qua. Poi prendiamo una busta, che questa va bene per qualsiasi occasione, compleanni, Natale, Pasqua, Befana, Ferragosto, qualsiasi, perché poi noi ce l'andiamo a personalizzare. Io ho preso tre coperchi per avere tre forme di cerchi diversi, ma potete, ragazze, usare tazzine, bicchieri, quello che avete. Un pennarello bianco e andiamo a formare, a disegnare i cerchi. Uno, e infine il terzo. Adesso faremo una sorta di filo. Adesso decoriamo, vedete? Decoriamo le palline all'interno come vogliamo. Ora ci facciamo i pois. Un'altra ci facciamo delle righe. Altro scritto buone. A questo punto prendiamo dei fiocchetti. Ragazze, ci li vado ad incollare con un goccettino di colla a caldo. Ecco qui.
passo la scritta. Poi con un nastrino più lungo avevo preparato, eccole qua, le targhette, una e due. Una la lascio in bianco, ragazze, perché sarà la cliente proprio a scrivere quello che vuole. E poi c'è il cartello che sempre ho fatto io in altri tutorial. Questo è un cartoncino che ho ritagliato con un punch. Questo adesso lo andiamo ad attaccare qui su un manico. Eccolo qua. Ci facciamo anche qui una sorta di fiocco. Anche questo lo fermo. Guardate quant'è carina, ok? Eccolo qua. Allora, adesso apriamo. Ci sistemo dentro il nostro regalo e andiamo a chiudere. Allora, io adesso qui chiuderò con un goccettino di colla, ma quando arriva la cliente, perché deve vedere il regalo, insomma quello che ho combinato, ok? Quindi qui andrò a chiudere con un cincinino di colla. Ed ecco qui, in 4 e 48 abbiamo fatto un pacchetto veramente delizioso. Io adesso vi saluto, ragazze, vi rinnovo gli auguri e a prestissimo, perché comunque anche nei giorni di festa sarò presente. Ciao amiche!